Buongiorno a tutti, oggi vorrei tornare a fare un video che tempo fa era nella mia routine youtubara, diciamolo così, ma è da un po' che non affronto, ovvero, anzi, una versione ridotta del video Orrore e Meraviglie. Vorrei tornare a parlare perlomeno dei miei prodotti preferiti del mese, spero di riuscire a mantenere una certa continuità. Per il momento, per il mese di maggio, ho recuperato qualche cosina, ovvero i prodotti per lo più di make-up, ho notato, che ho maggiormente utilizzato il mese scorso. A me sembra un'idea carina, prima di tutto perché spesso io cerco di arrivare alla fine del prodotto per farvi una recensione o una mini recensione durante il video dei prodotti finiti. Però mi rendo conto che alcuni prodotti, non dico che non li finirò mai, ma insomma... ci vorrà più tempo e quindi mi piace anticipare un pochino le cose e parlarvene prima. Questa premessa, è il caso di iniziare. Allora, un prodotto che mi sta piacendo moltissimo in questo periodo è la matita design occhi di Collistar nel numero 103. Questa è una matita marrone che mi è stata regalata da un'amica, quindi non ho la più vaga idea di quanto costi, però mi sta piacendo tanto. Visto che ho ancora la mano sporca dello swatch della Teddy, vi faccio lo swatch comparativo. Quella che c'è già è la Teddy, quella che sto andando a fare è questa di Collistar. Devo dire che il tono è leggermente diverso. La Teddy è un pochino più calda. Allora, questa sopra è la Teddy e quella sotto invece è la Collistar. La Teddy è più calda e un pelo più scura, quella di Collistar invece è un pochino più fredda e forse con un sottotono bronzo dorato più accentuato. La consistenza però mi piace tantissimo, è molto simile ai Kohl di MAC, quindi molto morbide e molto sfumabili, tenuta ottima, scrivenza ottima, e tra l'altro questa matita è lunghissima, perché io l'ho già usata e temperata un bel po' di volte e devo dire che penso che avrà una vita piuttosto lunga. Mi sta piacendo e ringrazio tantissimo l'amica che me l'ha regalata. Poi, sempre parlando di make-up, anzi sarà un video quasi tutto incentrato, come vi dicevo, sul trucco. Sto adorando letteralmente questo fondotinta di Alverde. Anche questo mi è stato portato dalla Betty da uno dei suoi viaggi. Alverde Mineral Makeup nel colore 01 Naturel. Allora, vabbè, una breve dissertazione sul fatto che non so come faccia a essere completamente minerale un fondotinta in crema, ma bypassiamo. Quando ho visto la scritta Mineral Makeup ho detto, sarà una sorta di, sì, qualcosa che uniforma, che dà un po' di luce, però insomma niente di particolarmente coprente. Invece devo dire che è quello che indosso in questo momento e in questo periodo ho un bel po' di sfoghi. È un fondotinta, non dico super coprente perché a me i mascheroni non piacciono, però devo dire che è il fondotinta al verde con la coprenza più alta che ho mai provato e adesso sono quota non so se 3 o 4, quindi qui tra l'altro sembra, sulla mano sembra un po' scuro per me, in realtà sul viso poi si fonde perfettamente e ha davvero un effetto molto bello e duraturo anche nel corso della giornata. Lo promuovo tantissimo, mi sta piacendo un sacco. L'unica accortezza è che appunto essendo così un pochino più spesso, la consistenza mi ricorda un po' quella della BB Cream versione classica della Subio, va spalmato piuttosto in fretta, quindi io preferisco farlo a zone, quindi prima una guancia, poi l'altra e poi la fronte, insomma, perché spalmato tutto contemporaneamente rischia di asciugarsi troppo in fretta e di rimanere magari un pochino a macchie. Tutto sommato comunque per ora è salito in vetta alla classifica dei miei fondotinta al verde preferiti. Poi un'accoppiata vincente in questo periodo è questo fard della Neve Cosmetics, Swinging London, con questo pennello di minerale puro. Perché questo pennello di minerale puro per mettere un fard? Può sembrare un po' piccolino. In realtà mi piace molto perché appunto permette di dosare bene il prodotto, perché le setole non sono fittissime e mi permettono anche di, come dire, applicare il prodotto in una zona
ben delimitata. Io non ho la faccia proprio grandissima, mediamente, e quindi mi piace. Devo dire che questa accoppiata mi sta piacendo tanto. Perché mi serve un pennello che applichi il fard con le setole non troppo fitte, perché comunque è un colore piuttosto intenso. È un bel color, rosso corallo, e quindi è un rosa, beh, che vira al rosso corallo. Visto che sono molto chiara, un colore del genere su di me rischia davvero di farmi sembrare o Heidi o una vinazzata. Quindi un pennello del genere mi aiuta a distribuirlo in maniera piuttosto uniforme e non troppo pesante. Quindi devo dire che questi due insieme li sto adorando in questo periodo. Gli ultimi due prodotti preferiti del mese di maggio sono due prodotti per la cura del viso e sono due prodotti non adatti assolutamente ai vegani. Il primo è la crema detergente al latte d'asina di Sobio. E cosa dire di questa crema? Io avevo già accennato qualcosa su Instagram qualche settimana, mese fa, non ricordo. Mi sta davvero piacendo, non l'avrei detto, perché vabbè, vederla così, insomma. Non avevo mai utilizzato una crema detergente per il viso, ma come la uso? La utilizzo la sera, dopo aver struccato gli occhi, perché sugli occhi non è molto efficace, anzi brucia anche un pelino. La metto sulla spazzolina rotante dell'imitazione del Clarisonic, cioè si chiama Bellissima, anche lui, Bellissima di Imetec, comunque la spazzolina rotante di Imetec, e con questa mi lavo il viso e mi pulisco anche dai residui del trucco della giornata. E fa egregiamente il suo lavoro. È appunto una crema, ha un profumo secondo me buonissimo, non saprei dire di cosa, non so se riesco a farvi vedere. Ne uscirà un pezzettino perché ho passato la metà. No, forse arriva. Non ce la faccio. Ho paura di versarla tutta in giro. Comunque è una crema non densissima, bianca, molto morbida. Si può utilizzare sul viso sia con la spazzolina come faccio io, oppure semplicemente con le mani. A volte quando ho fretta la sera non ho voglia di passarmi la spazzolina, la uso con le mani e poi va risciacquata. Devo dire che pulisce molto bene, lascia una sensazione di pelle davvero pulita, ma non eccessivamente secca, perché comunque il latte d'asina va a idratare e a riequilibrare la pelle. Va bene anche per io in questo momento appunto la pelle mista non la trovo troppo pesante, quindi secondo me è un prodotto che può andare bene per chi ha la pelle normale mista. Fa eccessivamente, fa egregiamente il suo lavoro. L'ultimo prodotto, questo è quello ancora meno adatto ai vegani di tutti, ma mi piaceva parlarvene, è il siero intensivo alla bava di lumaca rigenerante di Fior di Bosco. Io questo l'ho acquistato alla fiera, fa la cosa giusta. Anche qui io non sono eccessivamente informata e prima di testare questo siero non lo so, ero un po' restia all'idea di testare qualcosa, qualche prodotto per la cura del viso a base di bava di lumaca, non so, mi faceva un po' impressione. Ho conosciuto invece la formulatrice di questa linea direttamente al Fa la Cosa Giusta, che ci ha assicurato che le lumache utilizzate non sono trattate male, insomma non è una raccolta cruenta, non vengono uccise, eccetera, eccetera. Quindi ho detto, vabbè, dal punto di vista etico non mi sembra, insomma, drammatico, visto che io non sono né vegetariana né vegana, quindi l'importante per me è che non ammazzino gli animali per fare i cosmetici, perché è davvero una cosa barbara e fuori di testa. Nel momento in cui lei ci ha assicurato che le lumache non venivano maltrattate, insomma, ho detto vabbè, facciamo il test. Ancora un po' restia a mettere una cosa come la bava di lumaca sul viso, sono stata però conquistata dalla consistenza di questo siero, che non è puro al 100%, ma contiene qualche altro ingrediente. Non so se si vedrà perché è scritto davvero piccolino qui dietro. Devo dire che sul viso è davvero 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 molto piacevole. Il siero è leggermente profumato,
al gelsomino, proprio pochino, e io ne metto qualche goccia la sera, appunto perché la bava di lumaca va ad aiutare la rigenerazione degli strati superiori dell'epidermide, quindi aiuta in caso di macchie, post brufolo, rughette, acne vera e propria, insomma, e devo dire che in questo periodo che la mia faccia si sta ribellando così tanto, mi sta aiutando a tenere sotto controllo il problema. Io lo metto solo la sera perché ho notato che comunque non è leggerissimo, almeno per il mio tipo di pelle. Visto che tendo a lucidarmi, ho notato che questo, dopo qualche ora tende a buttarmi fuori soprattutto sulla fronte, quindi lo metto di notte così non ho problemi. E lo sto utilizzando, non dico proprio dal giorno del fa la cosa giusta, però quasi, prima di tutto, come vedete, ce n'è ancora, non so se si vede, ce n'è ancora tantissimo perché ne bastano davvero 3 gocce per tutto il viso. E mi sta piacendo, lo trovo molto piacevole e anche mediamente efficace, ovviamente il miracolo. Il miracolo in boccetta ancora non l'ha trovato nessuno. Però mi sono dovuta ricredere insomma sulla validità di questo tipo di prodotti e continuerò ad usarlo con soddisfazione. E basta, questo è tutto. Spero di esservi stata utile, spero che questo video dei preferiti comunque vi piaccia. Nel caso fatemi sapere se vi può interessare che io continui a farlo. Spero di riuscire a tenere appunto una certa, non so, continuità in quello che faccio, perché ultimamente sono davvero sempre più incasinata. E basta, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!